buoni lavoro. I buoni lavoro servono per retribuire attività lavorative di natura accessoria, cioè quei lavori svolti in maniera discontinua e saltuaria, al di fuori di un normale contratto di lavoro. E magari fosse davvero così. Soltanto negli ultimi mesi è venuto alla luce il mondo dello sfruttamento dei buoni lavoro. Introdotto nel 2008 per il solo settore agrario, oggi il voucher è esteso a tantissime prestazioni, grazie ad un sistema molto flessibile, forse anche troppo. Il buono vale poche ore di lavoro e alla fine della prestazione il lavoratore può recarsi al tabaccaio stesso per ritirare lo stipendio. Tutto semplice? Non proprio, perché come accertato dal report dello stesso Ministero del Lavoro lo scorso 22 marzo, il mondo del voucher è ormai incontrollato. Rispetto al 2014, il numero dei buoni lavoro acquistati è aumentato del 66%. In Italia sono migliaia i giovani sfruttati con questo metodo di pagamento, come Antonia, che ha lavorato in alcuni ristoranti come cameriera, venendo retribuita con un solo voucher al giorno e il restante in nero. Sì, per quasi 2 anni. Il voucher era sempre uno, se era soltanto la mattina a pranzo oppure solo la sera a cena. Mentre se era tutto il giorno, invece saltuariamente venivo pagata con 2 voucher, anche se comunque era soltanto una parte dell'importo, perché si trattava soltanto della somma di 7,50 euro, mentre il resto era pagamento a nero. Più che altro sì, se fosse arrivato per esempio l'ispettorato del lavoro, era una tutela per il datore di lavoro più che per il lavoratore. Io penso che il Jobs Act, del quale tanto si parla e che tanto viene elogiato, in realtà sia soltanto una farsa. Perché se dobbiamo parlare di voucher come dei contratti o comunque della soluzione alla disoccupazione, allora abbiamo proprio sbagliato. Siamo alla NIDIL CGIL di Roma, il sindacato delle nuove identità di lavoro. Qui incontriamo il segretario CGIL Claudio Treves, che rappresenta i lavoratori atipici. Per lui sono 2 i problemi da affrontare che emergono dai dati diffusi dal rapporto del Ministero. Il primo, che per come è fatta la norma non ha, diciamo, praticamente nessuna, non pone nessun ostacolo a un suo uso, chiamiamolo così, disinvolto, per non dire truffaldino. Il fatto di usare il voucher, diciamo, come una garanzia nell'ipotesi delle ispezioni, cioè intanto lo lasciamo in bianco, poi se arriva l'ispettore diciamo che è il giorno in cui ti ho assunto e quindi lo compilo direttamente. Diciamo, anziché un'emersione dal nero, molto spesso è un'espansione del grigio, se vogliamo usare metafore di colore. L'altro fenomeno che noi abbiamo denunciato in maniera costante, rimanendo sostanzialmente inascoltati fino all'altro ieri, è il rischio, per noi purtroppo un'evidenza, di sostituzione. La sostituzione, di cui parla Treves, è un fenomeno scioccante e trova una conferma nel racconto di Antonia. Suo padre, dopo anni di lavoro come cameriere, è stato licenziato e assunto a voucher. Mi racconti un po' la sua storia? Sì, dopo un rapporto di lavoro di circa 10-12 anni, dove ha avuto un regolare contratto, è stato appunto sganciato dal lavoro e dopo aver preso la disoccupazione, anzi contemporaneamente alla disoccupazione, ha continuato il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro soltanto attraverso il pagamento del voucher. Che in realtà serviva ancora una volta, nella mia visione della cosa, tutelare il datore di lavoro e non il lavoratore, perché poi il lavoratore, che era mio padre, non è stato più riassunto. Avete capito bene? Eccola la nuova triste frontiera del precariato in Italia. Un caos normativo che nei giorni scorsi ha spinto anche il ministro del lavoro Poletti ad intervenire in aula. Il governo, il ministro, ha preannunciato che lo vuole rendere il voucher tracciabile, alla stregua del lavoro intermittente sostanzialmente. Quindi il tema del monitoraggio dell'applicazione delle regole e dei contratti a seguito della nuova legge di riforma del mercato del lavoro è un impegno che il governo e il Ministero del Lavoro stanno sviluppando quotidianamente. Il governo ha promesso seri interventi, ma il segretario Nidil, così come tanti lavoratori, rimangono ancora molto scettici. La nostra posizione, appunto, come cercavo di dire prima, è che
con questa norma non si va da nessuna parte, cioè l'unico destino che può attendere questa norma è la sua cancellazione. Applicato in maniera diversa potrebbe essere utile, però dovrebbe essere utile anche in una prospettiva futura, nel senso di creare anche delle personalità di lavoro qualificate.